Buonasera, buonasera, oggi è il 4 maggio 2012, cominciamo la diretta di questa giornata di trasmissioni di Liberi.tv, cominciamo con il consueto spazio diciamo, riflessione che oggi vorrei dedicare a una piccola recensione, a un piccolo commento su uno spettacolo che ieri ho seguito e si tratta appunto di Ocean Terminal, cioè la trasposizione drammaturgica del romanzo omonimo di Piero Welby. È una trasposizione teatrale che è andata in scena alla Domus Talenti di Roma con la regia e la recitazione di Emanuele Mezzoli. Il romanzo in forma di manoscritto fu raccolto a suo tempo da Francesco Lioce, nipote di Piero Welby e che Liberi.tv ha intervistato, e con l'accordo di pubblicarlo dopo la morte di Piero. Effettivamente è stato così, in effetti il romanzo fu pubblicato successivamente alla morte di Piero e grazie anche al lavoro del professor Taffon, anche appunto lui intervistato da Liberi.tv in occasione di un evento organizzato da Radio 100 Passi che ha promosso appunto questa trasposizione, grazie appunto al lavoro sull'aspetto linguistico del professor Taffon, si è realizzata appunto questa trasposizione drammaturgica. La pièce si svolge in uno spazio multifunzionale che è la Domus Talenti, con una scenografia diciamo minimale, un tavolo che all'uopo praticamente funge anche prendere sembianze più che altro di un letto, e un telo bianco, null'altro. Emanuele Verzoli interpreta appunto questo monologo che è sempre un monologo molto, molto, molto teso, e la prossimità dello spazio appunto di esibizione, di recitazione con lo spettatore, quindi proprio una prossimità appunto in termini di pochi centimetri, neanche un metro, diciamo, consente diciamo, in questa atmosfera di azzerare quasi, di annullare l'alterità tra la vicenda che si narra e lo spettatore. Ed è una performance che in questo senso è molto suggestiva anche per chi segue, perché è portato veramente quasi a vivere un pochino questa vicenda. La malattia, la distrofia muscolare diagnosticata a Piero appena a 16 anni, ovviamente è presente nelle varie fasi del monologo che raccontano appunto come il romanzo Ocean Terminal raccontano le varie fasi della vita di Piero Welby. Sono presenti anche degli accenni ovviamente al rapporto madre-figlio, appunto tra Piero e la madre, un amore spesso a tratti asfissiante, e ovviamente anche con il padre. Sono presenti ovviamente degli accenni molto anche amari, soprattutto su quella che Piero stesso ha definito una figliança in qualche modo malata, che non, meglio se non fosse mai avvenuta da un punto di vista malata, da un punto di vista ovviamente cromosomico. E ci sono anche ovviamente delle riflessioni sulla vita del padre. Una prima serie di considerazioni, appunto quelle che sto facendo, sono soprattutto sull'aspetto più intimista della trasposizione. Per esempio, l'episodio di vita, il primo episodio in cui Piero si trova in qualche modo a dover a essere prossimo quasi appunto a un pericolo di vita, ed è quello appunto di una polmonite in giovanissima età che riuscirà in qualche modo a sconfiggere con una penicillina che nell'epoca in cui Piero era giovane, negli anni 50, non era di una facilissima reperibilità. Ci sono molti accenni anche all'amore per le donne, al piacere, come
con una lente e una concezione naturistica del piacere che era propria dell'atmosfera degli anni 60, della Beat Generation, a cui Piero aveva aderito. Ci sono dei momenti anche di massima tensione emotiva del monologo. Secondo me sono quelli in cui si rievocano le diciamo esperienze ospedaliere di Piero, in cui praticamente la prossimità alla morte lo porta a sentirsi inadeguato nella doppia veste di persona in vita, tant'è vero che è di persona non sana, tant'è vero che nel monologo si citano testualmente queste parole: non abbastanza vivo per i vivi e non abbastanza morto per i morti. Diciamo una situazione di limbo esistenziale foriero soltanto di una grandissima sofferenza. In questi momenti, forse proprio nei momenti più di evocazione più drammatica della vicenda di Piero, si aprono delle finestre di memoria nel monologo di Pezzoli. Si aprono delle finestre di memoria che affacciano praticamente su visioni psichedeliche vissute da Pier Giorgio in gioventù attraverso l'uso di stupefacenti, e quindi anche una storia di tossicodipendenza da cui si era affrancato, una storia di tossicodipendenza che era durata più o meno 12 o 13 anni. Questo, diciamo, per quanto riguarda quelle che io ho pensato siano un pochino le riflessioni più intimiste. Poi ci sono, secondo me, delle riflessioni, più di una riflessione di valenza che potrei dire universale, ma è un'opinione e ce ne sono più di una, me ne posso soltanto comunicare qualcuna. Per esempio il rapporto tra la malattia e gli altri, cioè coloro che non sono malati, nel caso soprattutto delle malattie evidentemente e pesantemente invalidanti. Lo sguardo di imbarazzo che gli altri, diciamo la comunità in qualche modo tra virgolette dei sani, produce nei confronti appunto delle persone che appunto sono malate, e anche i fugaci, veloci e fugaci direi, esercizi di immedesimazione, il tutto poi purtroppo condito spesso con falsi luoghi comuni, anche la grande sensibilità, per scontato che le persone appunto portatrici di malattie invalidanti debbano avere come quasi a compensazione di una salute e di sofferenza la malattia ha determinato, di compensazione appunto con delle profondità psicologiche quasi anche ritenute scontate. Ci sono delle riflessioni sulla, per esempio sulla funzione della medicina, molto attuali, io sono molto attuali, e che appunto narrano per esempio la funzione della medicina, un approccio che spesso purtroppo è purtroppo proprio nei casi in cui si ha a che fare con malattie gravi e particolarmente mortificanti proprio la dignità umana, sono spersonalizzanti, nel senso che il rapporto medico-paziente, più che essere appunto un rapporto tra esseri umani, è un rapporto medico-malattia, che è ben diverso, in quanto il medico purtroppo emerge appunto da questo monologo, è concentrato spesso soltanto sulle sintomatologie, che sono necessariamente un ambito della vita del malato, ma non è tutta la sua vita, che è fatta anche di altre esigenze. Questo peraltro è un argomento che emerge anche dalla videolettera che Pier Giorgio inviò al Capo dello Stato, in cui appunto si poneva la domanda se in realtà si potesse definire uno stato di vita quello che esclusivamente era assicurato da macchinari che assicuravano sì dei parametri vitali, ma non attività vitali. Importante, anzi ho trovato molto suggestiva la chiusura della rappresentazione.
praticamente vi è uno scambio tra l'attore Emanuele Vezzoli e un immaginario Piero, che già praticamente ormai è morto, rappresentato in qualche modo senza una sua corporeità, soltanto da un telo bianco, su questo tavolo letto, unico elemento di scenografia. È uno scambio che in qualche modo ribadisce il senso di assenza di tempo che ha ispirato l'impegno di Piero, la libertà di autodeterminazione, l'idea praticamente che l'impegno che è sotteso appunto a quest'idea travalica anche la corporeità, il tempo e la corporeità di ciò che è materiale appunto del corpo umano, ed è un pochino, diciamo, è il messaggio che Piero ci ha lasciato con questa sua battaglia politica. Questa idea viene in qualche modo realizzata con una metafora, che è la metafora dell'artista, l'artista che è, Piero stesso nel Ocean Terminal dice che non può non far circolare la sua arte al massimo, perché comunque sia è feconda e per l'umanità intera è un bene che essa circoli e prescinde dalla corporità dell'artista stesso. Non esiste, e questa è una citazione importante, un'arte privata, esiste la condivisione, e quindi la condivisione anche di questa battaglia che proprio con questo monologo portata negli spazi teatrali continua a essere proposta da un Piero Welby che corporeamente ancora non c'è più, ma che continua a esistere nella sua lotta politica. Un'ottima trasposizione ho trovato, interpretata molto bene da Emanuele Vezzoli, che si aiuta con un linguaggio parlato ma anche con un linguaggio del corpo, peraltro ottimamente apprezzabile da questa prossimità di cui vi parlavo, perché è curato in ogni dettaglio, gli abiti, la barba, la plasticità con cui articola questo monologo sopra, attorno e anche sotto questo elemento scenografico unico che è questo tavolo letto. È tutto molto ben studiato e molto molto espressivo. Ovviamente in chiusura di questa mia riflessione voglio fare ovviamente un accenno anche per lo spazio artistico che offre la Domus Talenti, che è uno spazio molto interessante, effettivamente polifunzionale e multiculturale, ottimamente condotto artisticamente da Maurizio Angeloni, che ho incontrato ieri sera, e coadiuvato managerialmente nelle relazioni esterne da Paola Cossu. Auguri a questa opera drammatica. Speriamo che possa essere presto anche sulle locandine di altri spazi teatrali e possa circolare il più possibile, e quindi vi consiglio senz'altro, ovunque potrà essere in Italia rappresentata, di andarla a vedere. Detto questo, passerei rapidamente alla presentazione del palinsesto di oggi. Dopo appunto la virgola del direttore, avremo lo spazio Società Libera, condotto da Marco Marchese, con un'intervista a Vincenzo Lita, presidente dell'Associazione Libera ed organizzatore della Marcia per la Libertà dei Popoli Oppressi. Da una società liberale a una società libera, così è intitolato. Alle 21.45, quindi questo spazio partirà da più o meno alle 21, in chiusura alle 21.15, alle 21.45 avremo un Libri al Pub, una seconda puntata di un Libri al Pub con il tema l'abolizione del denaro contante, modernità o regresso. La seconda puntata, che sarà condotta da me, spero meglio della prima, con ospiti Marco Marchese, che abbiamo già conosciuto, Nicola Magaletti, che abbiamo già conosciuto, Paolo Musumeci e anche lui già presente nella prima puntata, e Alfredo Pauciulo, che io vabbè, poi presenterò magari al momento della trasmissione. Questo spazio si protrarrà fino alle 22.45, quando avremo lo spazio condotto da Giancarlo Carciolari a tavola con un'altra psichiatria. Giancarlo Carciolari intervista il dottor Aniello De Martino e i ragazzi del progetto Jenny, un progetto molto interessante. Jenny è tornata,
forse Basaglia, anche Basaglia ascoltava Vasco. Questo è un contributo che abbiamo registrato, che vi proporremo registrato. Questo contributo si protrarrà quindi praticamente per un'ora fino alle 23.45, momento in cui comincerà la leggera euforia, lo spazio di notiziario antiproibizionista, più che altro approfondimento sui temi antiproibizionisti, e avremo in questo spazio, condotto da Claudio Sterzi, dei commenti sulla votazione della prima legge regionale sull'accesso ai cannabinoidi, sull'accesso a fini terapeutici, ovviamente dei cannabinoidi, che è avvenuta nella regione Toscana. Avremo un ospite, Claudia Sterzi, avrà un ospite che è Valentina Piattelli, segretaria dell'associazione radicale Andrea Tamburi. Prevediamo, se non abbiamo dei ritardi, nessun problema, di chiudere le trasmissioni per mezzanotte e un quarto all'incirca. Detto questo, io vi ringrazio e vi do appuntamento attualmente subito allo spazio Società Libera. Grazie.